Opac Mare è un'azienda di Rivalta di Torino in via Einaudi 150. È stata fondata nel 1995 da Roberto Sacco e al 31 dicembre 2007 i dipendenti del gruppo sono 350 per un fatturato di 42 milioni di euro, un nuovo record che ha segnato una crescita del 39% rispetto al 2006. Opac Mare è vincitrice dell'Amsterdam Dame Award 2007, il premio di settore per le migliori aziende fornitrici di componenti nautici del mondo. Opac Mare è sul mercato della componentistica nautica dall'inizio degli anni 90 e in meno di 20 anni ha raggiunto l'obiettivo di essere una delle aziende di riferimento del settore a livello mondiale. Motivata dai risultati estremamente positivi sia nel settore della ricerca che in quello commerciale e della vendita dei propri prodotti, il gruppo Opac Mare continua a crescere. L'obiettivo del gruppo è ricercare soluzioni ad altissimo livello tecnologico e lo sviluppo di prodotti e servizi in stretta collaborazione con i cantieri navali di tutto il mondo, anticipando le esigenze e le aspettative dei clienti finali. Opac Mare è leader in Europa nella produzione di accessori in alluminio e acciaio di primissima scelta per yacht e superyacht, imponendosi sui mercati oltreoceano grazie alla straordinaria qualità dei propri prodotti. Tra i clienti di Opac Mare ci sono tutti i maggiori produttori di yacht che sfruttano l'enorme catalogo di Opac Mare in grado di realizzare oltre 500 prodotti divisi in 10 tipologie di prodotto. Oggi il nome Opac Mare è garanzia di qualità e affidabilità, servizio e assistenza dopo vendita con 5 filiali in Gran Bretagna, Stati Uniti, Spagna, Emirati Arabi e Canada e grazie alla presenza in 35 nazioni sparse per il mondo. Ma Opac Mare è anche innovazione e tecnologia, frutto di un investimento in ricerca sempre crescente. Opac Mare forse fa quello che normalmente non si vede fare forse in tutta l'industria europea della nautica, investe moltissimo, quest'anno siamo a 16 milioni di euro di investimenti in ricerca e sviluppo. L'unica soluzione per far emergere Opac Mare veramente in questo settore era quello di esportare, quello di presentarsi al resto del mondo con idee completamente nuove, utilizzando molte tecnologie automobilistiche. In conseguenza questo connubio, l'utilizzo delle tecnologie automobilistiche che sono del territorio, l'utilizzo di una buona idea, tra virgolette, che poi non era la mia, ma fondamentalmente è stato condiviso con i costruttori di barche dell'epoca, e a quel punto ha fatto sì che il presentarsi all'estero e non tentare a tutti i costi di essere leader nel mercato italiano ha fatto poi esplodere Opac Mare e farla diventare quello che è diventata oggi. Opac Mare, il designer italiano di prodotti per la nautica.